stata l'occasione, quella di ieri, per fotografare a 4 mesi da quel tragico evento quella che è la situazione, soprattutto per quanto riguarda l'attività di ripartenza, quindi il sostegno alla ripartenza di un territorio che purtroppo, oltre a ingenti danni al patrimonio pubblico, si è visto azzerare il suo tessuto socio-economico. Quindi, ecco, ieri alla presenza del governatore, che è il commissario delegato, si sono palesate alcune criticità che riguarda le tempistiche di sostegni, la celerità di sostegni che tardano a arrivare, soprattutto per le attività di impresa, perché da noi il fattore tempo è un fattore critico, ecco, perché la ripresa chiaramente dipende dalla celerità con cui si possono accompagnare le nostre attività di impresa alla ripartenza. È emerso il problema della incapacità di una struttura tecnico-amministrativa come quella di un piccolo comune di far fronte da sola a una serie di adempimenti e incombenze che sono legate, ecco, appunto a un'emergenza del genere, imprevedibile e quindi con effetti anche complicati di gestione pubblica amministrativa. E poi, ecco, ci sono state date alcune aperture, e su questo chiaramente ne prendiamo atto, attenzioneremo, e sono aperture che guardano alla velocizzazione dei trasferimenti ai comuni per quanto riguarda perlomeno il pagamento delle prime somme legate alle ditte che hanno lavorato in quei primissimi momenti per rimuovere i pericoli, i fanghi, i rifiuti. E soprattutto una rassicurazione da parte del Presidente di poter mettere a terra questi stanziamenti governativi seguendo il criterio della percentuale degli effettivi danni subiti, perché, ecco, ci preoccupava l'estensione a 71 comuni dai primi comuni che erano 17 individuati come criteri alluvionali, ci preoccupava l'estensione a ulteriori 56 comuni tra le tre province, Ancona, Macerata e Pesaro. Ecco, su questo il Presidente ha voluto rassicurarci dicendoci, ecco, che la ripartizione di questi stanziamenti, ecco, seguirà l'effettiva quantificazione dei danni che a livello regionale non sono più quei 2 miliardi di euro di cui si diceva, ma che formalmente oggi ammontano a circa 800 milioni. Quindi questi stanziamenti governativi, seppur parziali, di 400 milioni in 3 anni, garantiscono la copertura perlomeno del 50% dei danni complessivamente quantificati dalla Regione Marche.